Posso sostituire una pompa di calore ibrida con una pompa di calore elettrica? Cioè, posso smettere per sempre di pagare le bollette del gas? Beh, se ti trovi nella condizione di aver installato una pompa di calore ibrida e continui a pagare le bollette del gas, magari come prima, un po' meno, ecco, oppure fai acqua calda sanitaria sempre solo con la parte di caldaia, beh, allora questo video fa per te. E se non l'hai ancora fatto, beh, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao! Beh, sempre più spesso, non manca settimana che mi viene richiesto, ma posso togliere la pompa di calore ibrida che mi hanno installato e sostituirla con una pompa di calore elettrica in modo da non ricevere più le bollette del gas, cioè da fare a meno di questo. Ecco, purtroppo sempre più famiglie si rendono conto che aver installato una pompa di calore ibrida comporta comunque bollette del gas come prima, un po' meno di prima, a cui aggiungere anche le bollette di corrente elettrica perché le prestazioni di una pompa di calore ibrida in molti casi nella parte elettrica non sono così performanti. E poi diciamoci la verità, se fosse stata una pompa di calore performante non ci sarebbe stato bisogno di affiancarci una caldaia a combustibile fossile, una caldaia a gas. Beh, insomma, oggi vediamo se è possibile sostituire la pompa di calore ibrida con una pompa di calore elettrica. Prima però lascia che mi presenti, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a staccare il contatore del gas e trasformare la loro casa in 100% elettrica con le pompe di calore. Non lo faccio io direttamente, ma attraverso una rete di installatori partner, sigillo sicuro, che si sono specializzati proprio in questo, in pompe di calore professionali. Veniamo al tema di oggi. Allora, purtroppo con soprattutto l'avvento del super bonus, tante famiglie si sono ritrovate installate in casa pompe di calore ibride senza nemmeno aver potuto scegliere se una pompa di calore ibrida oppure una pompa di calore elettrica. E in tanti casi invece gli è stata venduta come la migliore soluzione presente sul mercato. Purtroppo però sappiamo bene che non è così, perché la tecnologia della pompa di calore, vecchia ormai di 50 anni e di più, ha fatto passi da gigante, quindi ci sono pompe di calore molto performanti anche con le basse temperature esterne. Diverse famiglie poi ci contattano per richiedere aiuto o consulenza perché vengono abbandonate a se stesse. Non sanno se sta funzionando di più la caldaia rispetto alla pompa di calore all'interno del sistema ibrido. Non sanno se possono migliorare i consumi, se possono migliorare le prestazioni, insomma, ottenere il massimo da quello che hanno installato. Beh, ho fatto un video su questo, comunque, sulla pompa di calore ibrida, come ottimizzare la parte elettrica che trovi qui sopra. Purtroppo mi metto nei loro panni, consapevole che magari non gli è mai stato detto quanto avrebbero consumato con la pompa di calore ibrida, cioè che bolletta del gas mi sarei aspettato, che bolletta dell'energia elettrica mi sarei aspettato con questo tipo di soluzione. È stata fatta l'installazione e poi non si è più visto nessuno. Beh, se sei anche tu dentro il gruppo di famiglie che si trovano in questa situazione, seguimi nel video perché ti darò delle informazioni importanti, intanto per essere più autonomo, in capire cosa sta succedendo a casa tua e come puoi migliorare. Allora, siamo partiti con la domanda fondamentale: si può sostituire una pompa di calore ibrida con una pompa di calore elettrica? Beh, le cose fondamentali da vedere sono esattamente due. Sono due. Uno, la centrale termica, cioè è fisicamente possibile togliere la pompa di calore ibrida, c'è lo spazio per installarne una full electric, cioè una pompa di calore completamente elettrica? L'altro aspetto invece è l'impianto, il sistema edificio impianto, cioè la tua casa può essere riscaldata con una pompa di calore completamente elettrica, cioè senza l'ausilio della caldaia? Beh, sappi che nella maggior parte delle installazioni che abbiamo già visto, la risposta è sì. Analizziamo allora questi due aspetti fondamentali. Primo, centrale termica. Vediamo i collegamenti tra unità interna e unità esterna, cioè che tipo di tubazioni sono state posate per collegare la pompa di calore ibrida. Tra dentro e fuori ci sono tubazioni in rame dove ci passa del gas, oppure è una soluzione monoblocco idronica, cioè tra l'unità esterna e la centrale termica ci sono tubazioni dove all'interno ci gira dell'acqua.
Ecco, già qui si apre un mondo. Perché? Perché se vuoi sostituire la tua pompa di calore e mantenere le tubazioni, dovrai andare verso quel tipo di soluzione. Cioè, se ci gira del gas tra dentro e fuori, puoi sostituire la pompa di calore ibrida con una pompa di calore splittata. Se invece ci gira acqua, puoi sostituirla con una pompa di calore monoblocco. Nel primo caso, se hai radiatori, ti sconsiglio l'utilizzo, quindi dovresti già pensare di sostituire anche le tubazioni tra dentro e fuori. Poi passiamo alla parte fondamentale, cioè l'alimentazione di questa pompa di calore, cioè il quadro elettrico. Beh, quasi sicuramente il quadro elettrico che hai va bene. Perché? Perché una pompa di calore ibrida ha doppia alimentazione, ha l'alimentazione per la caldaia che assorbe pochissima energia elettrica e poi ha l'alimentazione per la pompa di calore. Quindi gli interruttori, i differenziali che sono nel quadro elettrico molto probabilmente non sono neanche da toccare. Magari sarà da sistemare qualche cavo, ma qui ti posso rassicurare che non devi metterci mano più di tanto sul quadro elettrico. Passiamo poi però al tema dello spazio necessario. Cioè, quanto spazio è necessario per una pompa di calore ibrida e quanto per una pompa di calore elettrica? Beh, sostanzialmente tutto dipende dagli accumuli, quindi dall'accumulo tecnico, dal puffer e dall'accumulo sanitario. Quasi sicuramente la soluzione ibrida prevede già un bollitore sanitario, quindi quello rimane tale e quale se ci sono i requisiti. Come accumulo tecnico spero che ci sia, ecco, e che sia adeguato, perché a prescindere che sia una pompa di calore elettrica o ibrida, un bel puffer di acqua tecnica come separatore idraulico è altamente consigliabile, altrimenti devi considerare lo spazio per un puffer di acqua tecnica. Poi, come modulo interno, cioè la parte di pompa di calore che viene installata in casa, beh, lì è molto simile a una pompa di calore elettrica. Quindi, se hai già un accumulo o due, sappi che gli spazi sono esattamente gli stessi. Acquista Vivere senza gas, il libro fondamentale per la famiglia che vuole trasformare la propria casa in 100% elettrica e dire per sempre addio alle bollette del gas. Considera poi che si libera un po' di spazio comunque togliendo la pompa di calore ibrida. Perché? Perché non hai più la canna fumaria, non hai più l'arrivo delle tubazioni del gas e quindi insomma in centrale termica ci si può gestire meglio. Ecco, però già aver improntato il lavoro per una pompa di calore ibrida passando a quella full elettrica, cioè una pompa di calore elettrica, diciamo che il lavoro da fare in centrale termica non è poi così tanto. Poi i gruppi di rilancio verso l'impianto, cioè tutta la parte che ci permette di trasportare l'acqua in giro per casa, beh, quella rimane tale e quale. Allora sorge la domanda: ma perché mi hanno proposto una pompa di calore ibrida? Beh, questo non lo so, dovresti metterti nella testa di chi te l'ha proposta, dovrei mettermi anch'io nella testa di chi te l'ha proposta, perché soluzioni completamente elettriche che ci permettono di riscaldare case anche a radiatori ce ne sono e ormai sono veramente collaudate da anni, anni, anni di esperienza. Poi non parliamo se hai impianto a pavimento, lì una soluzione ibrida è completamente fuori di testa dal mio punto di vista. Passiamo ora alla seconda parte, cioè capire se il sistema edificio-impianto, cioè involucro, casa e l'impianto di riscaldamento, può essere idoneo a una pompa di calore completamente elettrica, quindi dismettendo la pompa di calore ibrida. Allora i casi potrebbero essere due: impianto a pavimento o impianto a radiatori. Nel caso di impianto a pavimento e hai una soluzione ibrida, vabbè, beh, lì ti dico neanche a pensarci, ad occhi chiusi si può sostituire l'ibrido con l'elettrico. E ovvio, adesso ti ritrovi con il doppio di manutenzione, due generatori, due bollette, possibilità di rotture superiori perché abbiamo più generatori, quindi anche più schede elettroniche, più componenti e tutto quello che c'è si può rompere. Quindi, se parliamo di impianto a pavimento, vai tranquillo, si può togliere la pompa di calore ibrida. Se invece siamo davanti a un impianto a radiatori, qui ci si fa una domanda. Intanto è stato analizzato l'edificio, quanto disperde l'edificio? Sono stati analizzati i radiatori, cioè quanta energia riescono a darmi questi radiatori con 55 gradi di mandata. Ecco, sappi che nella maggior parte dei casi si può far funzionare i radiatori con una pompa di calore elettrica ottenendo grandi risparmi. Questo ovviamente con pompe di calore professionali ad alta temperatura, cioè cosa sono? Semplicemente, te la faccio veramente semplice, semplice, sono pompe di calore che anche quando funzionano a 55-60 gradi ed esternamente abbiamo 5 gradi, 2 gradi, 0 gradi, ecco, consumano poco, cioè hanno un COP interessante rispetto a pompe di calore che invece quando gli chiedi di andare sopra i 50 gradi iniziano ad urlare e a consumare un sacco di energia elettrica. Quindi i due step da fare sono capire l'edificio, e sicuramente qualcuno ti ha fatto dei calcoli, e capire i radiatori.
Bene, se riusciamo a mettere insieme queste due cose, spero che qualcuno l'abbia fatto, altrimenti ti hanno venduto un impianto senza sapere dove andava installato. Ecco, se le mettiamo insieme e sono congruenti, beh, il gioco è fatto. Assolutamente sì, puoi staccare la bomba di calore ibrida e metterne una completamente elettrica. Quindi ricapitoliamo. Per capire, ci sono due parametri fondamentali: lo spazio e i collegamenti in centrale termica, che pressoché sono simili, quindi nel 99% dei casi è possibile proprio sostituire, fare lo switch tra una ibrida e un'elettrica, e poi valutare bene edificio e impianto, cosa che, ripeto, devono averti fatto, perché altrimenti non sarebbero stati dei professionisti che ti ha fatto una proposta senza valutare bene il tuo caso, e capire se radiatori o impianto a pavimento, ma lì lo diamo per scontato che l'impianto a pavimento conviene una pompa di calore elettrica, cioè tranquillamente questo qui te lo dimentichi. E se invece abbiamo i radiatori, capire quanta energia riescono a darmi i radiatori lavorando a 55 gradi, 50-55. Insomma, ci sono dei test da fare. Ecco, noi con Sigillo Sicuro facciamo tutti questi test, abbiamo un simulatore che ci permette di capire anche quanto consumerai con la pompa di calore elettrica, in modo che il cliente sappia fare una scelta consapevole in base a dei numeri e non solo per il sentito dire sì, metti la pompa di calore, tanto risparmierai. Perché poi, se non è vero, come vedo in tanti casi, i problemi sono tuoi.